benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Mai come in questa estate 2023, i conduttori delle varie emittenti TV hanno scelto, o sono stati costretti a cambiare aria. Il caso più eclatante è forse quello di Barbara D'Urso. La conduttrice campana, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti della nuova stagione, è stata cacciata da Pomeriggio 5. Dopo ben 15 anni, a settembre il pubblico non la vedrà più in video con il suo programma. Vedrà una nuova conduttrice, Mirta Merlino. C'è anche da dire che, in questi ultimi anni, la D'Urso era rimasta solo con Pomeriggio 5, visto che erano stati chiusi sia Domenica Live che Live non è la D'Urso. Nessun programma per lei in prima serata. Insomma, non una vera e propria bocciatura per lei, ma di sicuro un corposo ridimensionamento. Poi è arrivato il colpo di scena, con Mediaset che, in sostanza, l'ha cacciata. Si è parlato parecchio di questo addio nelle scorse settimane, anche perché le versioni fornite dalle due parti erano e sono diametralmente opposte. Mediaset nel suo comunicato aveva parlato di una scelta condivisa tra l'azienda e la conduttrice. Barbara invece aveva puntato il dito contro Mediaset, sostenendo che la sua estromissione da Pomeriggio 5 non era affatto concordata. Tutt'altro. Sarebbe stata lasciata a casa dall'oggi al domani, senza preavviso. Non aveva nascosto di esserci rimasta male per il modo in cui, a suo dire, l'azienda l'aveva trattata. Ebbene, a gettare benzina sul fuoco e a svelare un succoso retroscena, è stato ancora una volta Dagospia. Sul sito, infatti, è stato posto una sorta di indovinello ai lettori. È stato chiesto se fossero al corrente che un volto noto del piccolo schermo, negli ultimi 4 anni, ha ottenuto un cachet complessivo di 15 milioni di euro. Una cifra decisamente folle. Fanpage è poi riuscita a scoprire che il volto TV in questione è proprio Barbara D'Urso. La nostra Carmelita quindi, negli ultimi 4 anni, si sarebbe intascata una cifra stratosferica. Basti pensare che un altro conduttore come Fabio Fazio, per i prossimi 4 anni, è riuscito ad ottenere un contratto da 10 milioni di euro. Cifra inferiore a quella della nostra Barbarella. Va anche ricordato che la D'Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset, sino alla fine del 2023. Sino ad allora non potrà andare da nessun'altra parte. Salvo ovviamente che non ci sia il benestare di Pier Silvio Berlusconi. Pare un po' improbabile che dopo tutte le polemiche, l'ad di Mediaset dia l'ok per eventuali ospitate di Barbara su altre reti. Sempre i bene informati riferiscono che ci sarebbe stato un punto di svolta nei rapporti tra la D'Urso e Mediaset, nel momento in cui, a giugno, le parti stavano discutendo della prossima stagione televisiva. A quanto pare, qualcosa si sarebbe rotto all'improvviso tra l'azienda e la conduttrice campana. Quest'ultima, al momento del rinnovo del contratto, avrebbe chiesto di poter avere 2 prime serate nel corso della stagione. Richiesta che l'azienda non è stata in grado di garantirle. Così come non le avrebbe più garantito un cachet simile a quello percepito negli ultimi 4 anni. Insomma, un bel rebus. Cosa sarà successo veramente? La D'Urso pensava di continuare a guadagnare simili cifre? Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!